Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi ragazzi, come potete sentire dalla musichetta di sottofondo, siamo in un altro episodio di Dorf Romantic, un gioco che per ora è stato rilasciato solo in demo e vi invito ad andare su Steam a scaricare la demo, almeno per provarlo come sto facendo io. È un gioco che verrà rilasciato il 25 marzo ed è un gioco indie, sicuramente è un gioco rilassante, un gioco molto molto carino. Per ora c'è solo la demo, quindi immagino che nel gioco poi principale, quando verrà rilasciato, ci saranno tanti altri dettagli, e per ora abbiamo una versione appunto di prova, ma io non perderei tempo. Lo abbiamo già provato insieme questo gioco quando proprio l'ho scaricato e abbiamo fatto 3330 punti. Adesso con queste 85 credo tessere proveremo a farne un po' di più. Come potete vedere ora, io sì, esatto, non mi ricordavo neanche come si girassero le caselle, ma credo proprio che queste caselle sono un po' così. Dobbiamo assolutamente creare, vedete qui ci sono i numeri, se non avete già seguito questo tipo, questa tipologia di gioco, dobbiamo creare assolutamente delle sequenze di rova. Per esempio, vedete qui viene richiesto altre tre diciamo casette e noi le andiamo a mettere per l'appunto così. Qui ci abbiamo un fiume, ce ne abbiamo un bel po' di fiume tra l'altro. Io lo metterei quasi qui. Abbiamo un sacco di possibilità effettivamente. Direi di metterlo così. Qui andiamo, ce ne servono due ragazzi. Però effettivamente io giocherei con... neanche qui non possiamo fare nulla. Andrei a metterlo qui. Mentre questo decisamente, senza proprio indugiare, lo metterei così. Vedete, ne abbiamo completato un altro. Sto diventando bravo, dai. Facciamo così, sperando di ricevere un pezzo come questo. Abbiamo ancora un altro pezzo di fiume. Effettivamente questo non è male. Così lo possiamo continuare. Qui, attenzione, abbiamo anche la ferrovia. Io direi di metterci belli, senza problemi, qua, così da creare tutt'altro. Qui non possiamo, qui effettivamente possiamo girare ancora, quindi direi di, perché se no andiamo ad iniziare un'altra parte di fiume e non mi va. Lì abbiamo bisogno di assolutamente un fiume, ragazzi. Qui c'è bisogno di una, come si dice, una casetta. E qui sicuramente questa parte ci sta pure bene. Oh, questo guardate, abbiamo la possibilità di chiudere. Oh, eccolo qua, pure l'abbiamo chiuso, più 50 punti ad oro. Direi che questo senza ombra di dubbio lo andiamo ad aggiungere qui, così completiamo, anche se qui c'è il... non lo so. Sì, lo metterei qui, dai, almeno lo completiamo subito. E qui c'è una chiusura, raga. C'è una chiusura di ferrovia. Io la chiuderei subito, subito, subito. Vediamo se... no. No? Vabbè, allora la metteremo. Ma se io metto così? No, dobbiamo attaccarlo. Ce ne servono 11, addirittura. Allora facciamo così, guarda. Così proviamo a continuare qui con... questo decisamente qui, che mi apre un pochino. Apla. Qui continuiamo, ma poi ci serve la ferrovia, attenzione. Attenzione, però secondo me ci sta bene. Questo mettendolo qui lo andiamo a completare subito. Abbiamo una gran città, ragazzuoli. E questo va messo qui decisamente, perché ci finì. Oddio, qui ci manca un pochino, eh. Forse dovremmo metterlo qui. Oh, oh. Oddio, c'è un altro lago. Aiuto.
Ma io lo metterei a questo punto qui per farlo sfociare. Qui ci manca qualcosa, che è questo per l'appunto. Però fammelo mettere così. E qui ci manca, vogliono proprio 6 pezzi di ferrovia. Lo continueremo qui su, ragazzi, direi. Che ci sta decisamente bene. Questo andrebbe collegato in qualche modo da qualche parte. Io lo collegherei qui. C'è un pezzo vuoto. C'è un pezzo vuoto, forse qui, per dare un po' di spazio. Questo no. Ci serve. Lo colleghiamo qui. Qui cambia ancora. Un altro lago. Oh my god. Beh, ci sta qui questo lago. Questo decisamente qui. Ancora un lago. Ma che problemi hanno? Ma è tutto lago a sto giro. Questa partita è tutta lago. Vediamo un po' se riusciamo. Qui ha bisogno di attaccarsi a 22 pezzi di grano. E per ora va bene. Qui abbiamo da dover fare 6, direi di metterla qui. Ragazzi, ma non si può, dai, non si può essere così. Ok, lo completo, ma guardate cosa c'è, c'è di tutto. Te lo metto qua così a far capire. Qui abbiamo necessità, cioè senza ombra di dubbio andiamo qui perché è l'unico pezzo che possiamo inserire. Qui abbiamo bisogno di spazio, di spazio, di spazio, di qua lo chiuderemmo. Direi di chiudere un po' questi laghi, raga. Qui ce la facciamo. Voglio completare almeno questo. Sapete? Lo completiamo ad oro. Bravo, sì. Sapete che non lo so se ce la facciamo a, come si dice, migliorare il punteggio. A sto giro mi sembra un po' strana questa. Oddio. Questo è nuovo secondo me, un pochino è abbastanza nuovo, io lo metterei a questo punto qui. Qui ce n'è un altro, lo metterei qui. Questo lo completerebbe, però noi abbiamo bisogno di questo qui per completarlo. Adoro. Allora ragazzi, a me questo gioco piace molto perché, come vi dicevo in un video chiacchiericcio della domenica, a me, come voi sapete, piacciono molto i giochi rilassanti. Mi piacciono i giochi dove io non devo stare a preoccuparmi dei mostri che escono da una parte e dall'altra, e quindi devo dire che questo è un buonissimo compromesso di gioco. Quindi, oddio, qui abbiamo. Ma no, non lo completiamo. Non lo so, raga, sto giro come va. Non lo so proprio. Oddio, ma qui stiamo continuando questa cosa. Vabbè, prima o poi terminerà. Ho sbagliato lì, dovevo portarcelo. Vediamo se riusciamo a completare. No, non riusciamo. Raga, non riesco a completare questa cosa. 9, addirittura. Qui un pochino lo completiamo, ma qui ci vuole questo. No! Non lo riusciamo a completare. 315 sono tanti, ragazzi. Questo lo finiamo. Questo è proprio un tappo. Allora facciamo così, guarda. Lo mettiamo qui. Ancora acqua. Cioè, ragazzi, qui abbiamo fatto la Danimarca con tutti sti laghi. Ma che problemi ci abbiamo? Devo dire che invece questi qui, i campi di grano, non è che li abbiamo messi moltissimi, eh. Vediamo se mettendolo così. Ancora un lago. Raga, ma tutto a posto con questi laghi? Io ci provo. Qui abbiamo fatto il giro di non so cosa. E c'è ancora un. Lo dobbiamo mettere qua per completarlo. Un po' mi dispiace, non mi piace molto questa mappa come sta venendo. Abbiamo ancora il. Opla. Per completarlo, guardate cosa ho dovuto fare. I don't like very much. I don't like.
qui abbiamo bisogno di ancora, oddio, lo andiamo ancora ad allungare. Sta cittadina sta prendendo sempre più spazio. Questo ovviamente lo andiamo a mettere qui. Questo qui. Ormai le piante vanno qui, mentre i laghi io li metto qui. Che devo fare? Ho fatto un cerchio, me ne manca uno solo, ragazzi. Che però, attenzione, attenzione, perché stiamo finendo le tesserine. Allora, qui dobbiamo cercare di chiudere, non si può. Qui dobbiamo cercare di metterne un altro, ci proviamo. Oh girl, che peccato. Forse riusciamo a chiudere questo, raga. Infatti 3150. Ah, il punteggio più alto che ho fatto è 3840, ma non l'ho fatto con voi. Con voi ho fatto 3330. Uff, non mi piace. Questa partita non mi è piaciuta, raga. A parte che qua abbiamo fatto, non lo so, una laghiera, non lo so. Oddio, sembrano occhi e bocca di un fantasma. Poi qui abbiamo fatto tutta sta cosa di mulini. È una grandissima città, il che mi piace. Però la mappa dell'altra volta mi era piaciuta molto di più. Comunque ragazzi, voglio sapere ovviamente nei commenti voi cosa ne pensate di questo gioco. Secondo me promette bene. Già io mi immagino un po' di DLC e un po' di robe. Innanzitutto non riesco però ad immaginarmi cosa aggiungeranno nel gioco poi base, perché questa appunto, vi ricordo, è una demo. Però devo dire che promette bene. A me piacciono questi giochi un po' indie. Comunque ragazzi, io vi ricordo i vari appuntamenti. Il venerdì abbiamo Planet Zoo, il lunedì abbiamo The Sims 4 con la Legacy. Però ragazzi, già vi dico che molto probabilmente arriverà una nuova serie, perché ci sto pensando a come costruirla. Fatemi sapere se ci sono delle challenge che vorreste vedere. Poi io vorrei mantenere appunto il mercoledì come un giorno bonus, tra virgolette. E poi abbiamo il martedì sera, ragazzi, la nostra bella diretta. E la domenica, oddio, sto portando un sacco di contenuti effettivamente nel canale. La domenica invece dei video chiacchiericci. Ovviamente ragazzi, ci sono dei periodi dove io lavoro, ho ricominciato a lavorare anche come danzatore, abbiamo delle prove, quindi ci sono dei periodi dove magari non manterrò questa programmazione così fitta, però cercherò di portarvi comunque tanti contenuti. Io niente ragazzi, vi invito a mettere un mi piace, a commentare, a seguirmi su Instagram e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, attivate la campanella. Io vi mando un bacio dal vostro Nino Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.